Trento è stata per 3 giorni la capitale dell'Associazione Italiana Sommelier. I Toast Event si sono riconciliati con se stessi, ove mai fosse necessario, per un 50° congresso fatto di bollicine, di degustazioni guidate di altissimo livello, di una riflessione su se stessi e sul futuro di questa grande famiglia. Beh, il rammarico della chiusura, quindi quando un congresso termina, è sempre quello di lasciare delle amicizie, lasciare delle persone che hai incontrato, lasciare delle persone che hai conosciuto qui per la prima volta. Quindi questa atmosfera di smobilitazione è anche facilmente percepibile alle nostre spalle con gli addetti che stanno proprio levando le sedie. Quindi un congresso che si smobilita, che dà appuntamento alla prossima organizzazione, al prossimo territorio, ma un AIS che vince anche in questo contesto. Quindi grande congresso, grande partecipazione e grandissima soddisfazione. Dopo 2 grandi città, un piccolo territorio, uno scrigno che custodisce gran parte della tradizione spumantistica italiana, un territorio che ha ospitato un congresso nazionale che ha visto numerosi partecipanti, oltre ogni rosea previsione, un concorso di selezione di vini curato nei massimi particolari, un concorso nazionale per sommelier, quindi il campionato italiano di sommelier che ha visto partecipare 17 persone, 17 professionisti di livello eccellente. A testimoniare la particolarità di questo clima, il banco d'assaggio che in un'occasione più unica che rara ha unito Trentino e Sud Tirolo in un'unica celebrazione dei calici di montagna. Il vino unisce, il vino è la bevanda dell'amicizia. Chi produce vino non può avere nemici in chi fa altrettanto, ma uno scambio di vedute, c'è stata veramente grande disponibilità da parte dei produttori ed è un motivo ulteriore di orgoglio al termine di questo evento. I sommelier di AIS Trentino si sono prodigati in un lavoro senza soste e senza sbavature, precisi, tempestivi, sempre all'altezza di un evento che negli ultimi anni era stato ospitato da Metropoli. Il 50° congresso AIS ha trovato una cornice suggestiva tra queste montagne così italiane eppure anche europee a tutto tondo. E la presenza dei sommelier ha rivalutato Trento come città della cultura. Ecco, una città della cultura in attesa di vedere se riusciamo a diventare effettivamente città italiana della cultura per il 2018. Siamo candidati, speriamo che tante iniziative culturali, anche con un congresso come questo, possano aiutarci a raggiungere questo traguardo. Quindi Trento, città della conoscenza, della cultura, sempre più città turistica in un territorio straordinario. È stato il congresso delle delegazioni. Se era lecito aspettarsi un'invasione dei veneti, non era altrettanto scontata quella dei sardi, dei siciliani e dei pugliesi. Lombardia, Toscana ed Emilia si sono presentate compatte. Il piccolo grande Molise ha portato a casa il 3° miglior sommelier d'Italia e la nomination di Isernia quale delegazione più comunicativa del paese. Fa un buon effetto dal punto di vista, chiamiamolo un po' promozionale, un po' di simpatia. Io sono sommelier, ho fatto gli esami soltanto 43 anni fa, per cui la storia dell'AIS la conosco da 43 anni. Non poteva mancare il saluto alla gente dell'AIS di Franco Lunelli, socio da 43 anni e coscienza storica di Cantine Ferrari e dell'enologia trentina in genere. È stato il congresso dei giovani, delle donne, della magia del Natale trentino, dei mille colori dell'autunno. Trento, città dal cuore antico ma dal corpo moderno, rilanciato dal Muse. Una realtà comunque al di là della sua autonomia, capace di identificarsi nella storia, forse magari un po' racchiusa, che ancora deve trovare una sua proiezione verso l'esterno completa, subisce un po' l'influenza e la concorrenza con la vicina provincia di Bolzano, ma ne comincia anche a capire il potenziale e la sinergia che può uscire. Un AIS che si struttura in numerose collaborazioni istituzionali. La prossima giornata nazionale della cultura dell'olio e del vino vedrà nuove collaborazioni proprio nell'ambito specifico della cultura. In particolare sarà il Ministero della Cultura a affiancare AIS in questa manifestazione particolarmente interessante per l'associazione.
Ciao città del concilio, con le magie speziate della tua gastronomia, con i tuoi silenzi ad alta quota, con le suggestioni di una tradizione alpina che si rielabora nel mondo contemporaneo. Un cantico